Cari amici, qui è Giorgio Casole che vi parla da Parco Airone in Augusta. Come potete vedere, siamo vicini a un nuovo cassone. Da poco sono stati installati questi cassoni per la raccolta degli indumenti usati, anche delle scarpe. Vedete, qui c'è il marchio del Comune di Augusta, ci sono questi, ecco, vedete? E potete mettere qui le mani usate. Basta fare così, giusto? Ed è semplicissimo. Ma perché siamo qui? Perché vedete, qui si tratta non più di depositare a terra gli indumenti usati in abbondanza, perché questo è vuoto in questo momento, ma sono sacchi dei rifiuti cosiddetti solidi urbani, cioè la spazzatura. Guardate qui, guardate qui, guardate qui, guardate qui e guardate qui, no? Le cozze che sono state mangiate a pranzo. Ora, ovviamente, adesso accendiamo, ovviamente qui i cani randagi che in questa zona pullulano hanno fatto scempio di questi sacchi della spazzatura. Ne vediamo ancora qui, nei pressi sempre di questo cassone o cassonetto che dir si voglia, raccolta indumenti usati, anche questo è riciclo, lo slogan, indumenti usati, non spazzatura. Una spazzatura che però vediamo ancora qui, guardate là, no? Quando qui ci dovrebbe essere ormai la differenziata anche al monte, vediamo anche questa discarica che c'è qui sotto i pali dei fichi d'India. Vedete qui, guardate cosa c'è, uno spettacolo indegno, indecente. Lì c'è una scuola lì di fronte, una scuola frequentata dai bambini. Questa è una zona ormai densamente abitata, ci sono molte case in cooperativa, sono molte case dove le persone abitano regolarmente tutti i giorni dell'anno. Questa ormai è una zona in espansione. Ora, la domanda è questa: ma la ditta Pastorino dov'è, che è la società che deve raccogliere i rifiuti? Voi potreste obiettare, avreste ragione, ma la colpa è anche dei cittadini, certissimamente. Non ci sono telecamere per vedere chi è che infrange la legge, non ci sono quindi sanzioni. Ma è mai possibile che la ditta Pastorino non debba raccogliere tutti questi sacchi che ci sono? Qui in quest'area è ormai frequentata dai ragazzi, un'area, abbiamo detto, frequentata anche dai cani randagi. Dovrebbe esserci anche una tutela da parte del Comune di Augusta, una zona che tra l'altro è spesso al buio, come tante zone di Augusta sono al buio. E con questo, con questa nota dolente, dobbiamo chiudere, il tempo stringe. Vogliamo soltanto ricordare che le persone che noi abbiamo mandato al Comune hanno l'obbligo di tutelarci, di prevedere e di provvedere, sono pagate per questo, sia come persone elette, sia come dirigenti, come dipendenti, e anche le società che noi paghiamo come cittadini devono avere l'obbligo di fare rispettare il capitolato d'appalto, cioè di fare la raccolta anche se sono gli incivili. Se ci sono gli incivili, allora ci sono anche i mezzi per stroncare l'inciviltà.